Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata recensirò brevemente il vecchio cellulare NGM Voyager. Lo comprai usato, l'ho tenuto per 3 anni e mezzo. Lo pagai 20 euro, un gran telefonino, molto cellulare ma anche molto smartphone. La batteria durava tantissimo, tantissime funzionalità. La NGM è una fabbrica di produzione di cellulari italiani, ma vengono prodotti e riassemblati in Sud Corea presso la Samsung, se non vado errato. Questo è proprio un gran cellulare con tantissime funzionalità, c'aveva perfino il navigatore satellitare. Non ha mai funzionato perché i segnali GPS non riusciva a prenderli, ma per il resto praticamente era un ottimo cellulare. L'ho dovuto cambiare perché poi mi è caduto in terra, ho preso una bella botta, la presa USB praticamente non mi funzionava più, era riparabile ma avrei dovuto metterci 30 euro sopra. Inoltre la cover posteriore era rovinata e non si trovavano più pezzi di ricambio. Il risultato è che non mi conveniva buttare altri 30 euro su un telefono usato e comunque che avrebbe potuto rompersi e con la cover posteriore che non era riparabile, e quindi sono passato a acquistare un altro cellulare, l'EasyPhone Joy X, che pensavo fosse un cellulare accettabile, invece si è risultato un bidone. Costa poco, vale poco come cellulare, ma comunque non è minimamente comparabile con questo NGM Voyager, che anche lui ha una telecamerina da 0,3 megapixel, ma le fotografie le fa, diciamo, molto dignitose. Non sono eccezionali, ma sono decisamente dignitose.